benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle, tutta dedicata al tema della caccia con l'appuntamento che si è svolto a San Tommaso a Gordino. Sara Vallata è una ragazza giovane e una cacciatrice di San Tommaso a Gordino. Qui siamo nella riserva di San Tommaso e nel contesto della mostra annuale dei trofei. Raccontaci un po' la tua storia di famiglia, immagino, perché di solito succede così. Sì, sì, ho il papà cacciatore, già mio nonno era cacciatore non ho iniziato giovanissima, perché ho fatto la licenza intorno a 25 anni. Però ho sempre avuto passione ascoltare il papà parlare di caccia e tanto anche di andare in montagna, nel bosco, e allora poi ho fatto questa scelta. E... No, la cosa strana e meravigliosa è questa, che la caccia è un'azione un po' maschile, un po' da uomo delle caverne, no? Sì. Perché è un po' un ritorno psicologico a quel concetto. Sì, sì. E tu mantieni una femminilità che tutto sommato, no? Come giustifichi questa? Come riesci a mantenere la tua femminilità? Secondo me l'idea della caccia più legata all'uomo come... Sì. È una cosa, cioè, se andiamo via verso l'Austria, Svezia, anche nei paesi più nordici, ci sono molto più donne che vanno a caccia, no? Quindi secondo me è una questione più che altro di usanze, ecco. Qua adesso, secondo me, negli ultimi anni c'è qualche donna in più anche che va a caccia. E così io non la vedo una cosa io solo maschile. Io ho usato questa terminologia, certo, dell'uomo delle caverne, perché sì, questa è un po' la mentalità. Esatto, un po' corrente, esatto. Un po' latina, un po' all'italiana. Sì, sì, sì. Se io andiamo nel mondo tedesco, infatti, la sì, cosa cambia completamente. Infatti. Ma anche qui le ragazze che vanno a caccia stanno aumentando. Esatto, esatto. Io ho visto negli ultimi anni ce ne sono sempre di più, ecco. Ma anche perché appunto non vedo tanta... Cioè, nell'azione di caccia non vedo che differenza ci tu sia. Ci, ecco, ci vedi molta normalità, certo, e sì, poca stranezza, insomma. Sì, dopo sì, è vero che io vado quasi sempre accompagnata da mio papà e così, per una questione anche di forza, no? Noi chiaro, qua abbiamo chiaro, tanti cervi da sola, ovvio che... Assolutamente. Però... Vorrei fare un ragionamento sì, un po' pratico, no? La caccia è uno sport, sicuramente, perché c'è il movimento, sì, eccetera. Sì. Uno ti potrebbe contestare, ma perché non andate con la macchina fotografica a fotografare i cervi, no? Sì. Come, non voglio dire che tu devi giustificare una cosa. Però come che ragionamento mi fai a riguardo? Allora, secondo me non possiamo più fare il ragionamento di una volta, già com'era quello, già il ragionamento che faceva mio nonno, no? Mio nonno andava a caccia per la carne, no? E più indietro che andiamo più era così. Adesso non possiamo più fare questo ragionamento, perché adesso uno non può dire che vado a caccia per mangiare, per prendere il capriolo o il cervo per mangiare, perché ma non no, abbiamo nel bisogno, senso, perché uno ti dice ma non hai bisogno di andare a cacciarlo, no? La trovi già la carne pronta. Però invece io mi ritrovo ancora in questa idea, nel senso, a me piace andare a caccia e più che per il trofeo. Vabbè, dopo se capita, bello anche il trofeo dell'animale, però a me piace perché vado, mi prendo il mio animale, dopo mi curo io la carne, no? Io posso, mi piace anche proprio farmi tutti i pezzi di carne così, e poi la soddisfazione più grande è averlo in tavola. Certo, certo. Infatti noi diciamo sempre la battuta di caccia si conclude a tavola. E per me questa, cioè, questa è la mia idea di caccia, ecco. Gaetano Vallata è il presidente della sezione di caccia di San Tommaso. Sì. Allora la domanda che voglio fare a te è come si è evoluta la caccia negli ultimi anni? Io presumo che tu abbia tanti anni di licenza di caccia. Sì, ho fatto la licenza di caccia nel 1977, a 16 anni, quando ancora si poteva, a quei tempi col consenso di entrambi i genitori. Dopo sono andato a caccia, ho praticato per 3 anni, dopo sono stato alcuni anni, visto che lavoravo all'estero, senza prendere la licenza. Ecco, da quando tu hai fatto la licenza, quindi tu conosci i 45 anni di attività di caccia, come si è evoluta la caccia negli ultimi... Allora la caccia si è evoluta qui in Agordino, diciamo che all'inizio, quando io ho iniziato, la caccia era principalmente caccia alla lepre col cane segugio e anche caccia al capriolo col cane segugio. Invece la caccia al camosso si praticava praticamente nella stessa maniera odierna. Poi col tempo, presumibilmente con l'abbandono
dell'agricoltura di montagna progressivo che c'è stato in quegli anni. C'è stata la diminuzione a causa della mancanza dell'habitat idoneo della lepre, certo, e la comparsa del cervo in queste zone, e quindi la caccia è completamente cambiata. È stato abbandonato quasi completamente la caccia con i cani segugi, anche perché sugli ungulati al giorno d'oggi è proibita, mentre una volta era permessa, e viene esercitata la caccia generalmente a cervo capriolo, anche al muflone in queste zone, caccia all'aspetto, caccia alla cerca, esclusivamente con la carabina. E poi c'è il discorso tecnologico anche. Certo, e poi negli anni, da come posso ricordare anch'io, diciamo che allora, a quel tempo, la caccia era un'attività un po' così tradizionale, familiare, eccetera. E poi si è evoluta in maniera scientifica, in maniera veramente importante, perché adesso per diventare cacciatore bisogna studiare tantissimo, cosa che invece una volta forse c'era. Non c'era forse bisogno di studiare, perché le cose si sapevano in paese, in famiglia, giusto? Certo, certo, poi era tutto più semplice, come dicevi tu, era nell'ambiente familiare, si usciva coi cani, veniva presa una o due lepri e era finita là. Adesso bisogna fare gli esami per la licenza sono più complessi, poi per poter esercitare la caccia agli ungulati bisogna fare dei corsi specifici per ogni specie. Devono essere fatti poi i rilevamenti biometrici degli animali abbattuti, deve essere fatta poi la valutazione dei trofei in primavera, che si conclude poi con questa rassegna, e quindi è abbastanza più complicato, diciamo. Il cacciatore deve essere una figura formata. Cioè, ascolta, cosa cambieresti tu se tu avessi, diciamo, il potere, fra virgolette, cosa proporresti nel cambiamento dell'attività di caccia attuale? Ma sinceramente non ho grandi cose da obiettare riguardo alla gestione moderna della caccia. Le riserve, forse un po' più di praticamente adesso è stato lasciato tutto in mano alle riserve, per quanto riguarda anche censimenti, valutazioni, rilievi biometrici, tutto quanto, cosa che invece una volta non veniva faceva. Fatto. Prima non veniva fatto, quando è stato introdotto veniva fatto dalla provincia, certo, dalla polizia provinciale. Naturalmente per problemi di organico e per altre questioni adesso è stato delegato tutto alle riserve e diventa abbastanza complesso da gestire. Ci troviamo con un signore che viene dal Cadore e che faceva il guardia caccia. Candide Comelico Superiore. Ci racconta un po' la sua storia di guardia caccia? Il guardia caccia ho avuto da che fare con della gente dei tribunali, era una comitiva col permesso a caccia a piuma, e allora sono andato vicino a chiedere i documenti, e allora ho chiesto i documenti perché avevo sparato non so quanti colpi, e io ho chiesto: ma a cosa avete sparato tutto questo fatto? Uno è saltato fuori con certo garbo e mi dice: ah, noi spariamo anche le farfalle. Allora tutti i documenti un dietro l'altro, ho preso nome e cognome tutto quanto, e ho fatto verbale, logico, perché erano su una riserva che non era quella che loro aveva avuto il permesso da cacciare. Obbligo di legge, dovevano essere accompagnati, per via che si spara ai maschi, non alle femmine e varie cose. Allora ho detto: cari, ma lei non sa, tornando un punto indietro, lei non sa chi siamo noi. Allora mi cavei andati su dritti. Allora io ho detto: io sono un semplice operaio che faccio interessi della caccia, e voi altri che siete avvocati e tutto quello che dicete dovevate sapere
come la legge è così. Vabbè, là ci siamo lasciati, io ho detto, dico, stasera alla talora ci troviamo in casa del presidente della caccia di Domegge. E ci siamo trovati là alla talora, loro erano già là da prima, su per il muro, con le mani dietro la schiena, tutti in fila, perché si vede che il presidente aveva notificato. Quella è una guardia che non perdona nessuno e neanche non ha perdonato. E ho detto, voi altri qua da noi non venite più a caccia, perché sul mio libro ho scritto in rosso. E neanche non sono più venuti, perché non se si comporta così e rispondere, noi spariamo anche le farfalle. No? Qua da noi non si abitua così. Là, quello è stato uno. Poi ho avuto da che fare con un avvocato di San Vito. Io ero di servizio a Cerdes, un paese fuori di San Vito. E vedo un cacciatore che viene giù per l'impiantagione, un po' nascosto. E tu là è qualcosa che non va. E l'ho aspettato che arrivi là, chiesto i documenti e ho guardato sui documenti, era fuori legge quattro cose. E allora questo qua anche si gira e mi fa, ma lei non sa chi sono io. E ero fatto lo stesso discorso di prima, faccio interessi dei cacciatori e lei che è avvocato dov'è? Socio a San Vito e anche a Cortina.